Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi farò vedere come fare le chiacchiere super bollose con la birra, senza uova, senza burro e senza lievito. Fritte poi nell'olio extravergine di oliva, sono veramente molto leggere e una meraviglia. Questo risultato l'ho scoperto per caso provando l'effetto della birra nell'impasto e direi che è stato spettacolare. Gli ingredienti li trovate nella descrizione e tutta la ricetta scritta nel mio blog animaincucina.it. Troverete il link nella descrizione. Per l'impasto io ho usato un'impastatrice, ma potete fare benissimo anche a mano. Vi consiglio anche di usare una birra artigianale e anche un buon olio extravergine di oliva sia per l'impasto e anche per friggere. Iniziamo subito a preparare l'impasto. Versate nell'impastatrice, nella planetaria oppure in una ciotola in caso lo farete a mano, tutti gli ingredienti e iniziate a impastare. Nel frattempo, per chi non è ancora iscritto in questo canale, vi invito a iscriversi e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. E sempre se vi fa piacere, potete seguirmi anche nelle mie pagine Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Anima in Cucina e per tutte le mie ricette nel mio blog animaincucina.it. Vi lascerò il link nell'info box. L'impasto è pronto quando non appiccica più alle pareti e alle mani. Togliete l'impasto dall'impastatrice, fate bene una palla, dopodiché mettete in un sacchetto oppure coprite con la pellicola e fate riposare per circa 15-20 minuti a temperatura ambiente. Passato questo tempo iniziate a sfogliare. Per fare un impasto sottile vi consiglio di usare una sfogliatrice per pasta, ma potete fare benissimo anche con il mattarello premendo un po' di più sull'impasto. Prendete un pezzo dell'impasto, dopodiché il resto lo rimettete nel sacchetto per non seccare. Spolverate il piano di lavoro con la farina e dopodiché schiacciate bene l'impasto con le mani. Passate nella sfogliatrice, ripiegate l'impasto e ripassate di nuovo nella sfogliatrice. Fate così per un paio di volte, così otterrete una sfoglia molto più liscia. Continuate a sfogliare finché arrivate in una sfoglia abbastanza sottile. Io sono arrivata per intenderci a livello 5, ma dipende dalla vostra sfogliatrice. Dovete ottenere un impasto come per la pasta fresca. Quando la sfoglia è pronta nella misura desiderata, tagliate a quadretti di circa 20 cm. Dopodiché tagliate ogni quadretto a metà creando così delle strisce. Applicate un taglio al centro su ogni striscia, dopodiché potete decidere se lasciarli dritti oppure intorcigliarli su se stessi in questo modo. Se li desiderate con più pieghe, tagliateli leggermente più lunghi e intorcigliate due volte, proprio come sto facendo io in questo momento. E adesso andiamo a friggere le nostre chiacchiere. Scaldate l'olio in friggitrice oppure in un pentolino, come sto facendo io in questo modo, a di circa 160-170 gradi. Versate all'interno le chiacchiere uno oppure due alla volta. E quasi subito vedete l'effetto bolloso. Lasciate cuocere per 2-3 secondi al massimo e girate dall'altra parte. Fate cuocere ancora per un paio di secondi e togliete le chiacchiere con una spumarola. Friggendo nell'olio extravergine di oliva otterrete delle chiacchiere molto più leggere e salutare. Io ho usato l'olio extravergine di oliva estratto a freddo offerto dall'Olearia Ferlito
che la trovo veramente ottimo e lo uso in tantissime mie ricette. Vi lascerò il link nella descrizione dove potete cliccare e andare a vedere direttamente nel loro shop online tutte le informazioni. E guardate che meraviglie, lasciamo cuocere ancora per un secondo e sono pronti. In caso friggete in pentola, vi consiglio di usare un pentolino piccolo così come sto facendo io, fondo e stretto, così spenderete meno olio possibile. Continuiamo a finire le nostre chiacchiere con impasto rimasto che, come vedete, dalla birra leggermente lievita. Ogni regione ha il suo nome di queste buonissime frittelle. Da queste parti, nelle Bergamasca, si chiamano chiacchiere oppure frittelle. Voi invece come li chiamate? Se vi fa piacere, fatemi sapere nei commenti di dove siete e come li chiamate. Non so voi, ma io ogni volta che faccio queste chiacchiere mi diverto a vederli così subito bollosi. Veramente una sensazione magnifica. Fatemi sapere se vi è piaciuta questa ricetta lasciando un like e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile. In caso realizzate le chiacchiere con la mia ricetta, sempre se vi fa piacere, inviatemi le vostre foto nel mio profilo Instagram e saranno condivisi nelle mie storie. Spolverate le chiacchiere con abbondante zucchero a velo e gustatele subito. Guardate come sono friabili, croccanti e leggerissimi. Provare per credere. E con queste immagini di tante belle e buone chiacchiere vi saluto. Ciao a tutti, alla prossima!